lasciati guarire da Dio. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Accogliamo oggi il Vangelo che è Luca 14:1-6. Un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano ad osservarlo. Ed ecco, davanti a lui vi era un uomo malato di idropisia. Rivolgendosi ai dottori della legge e ai farisei, Gesù disse: «È lecito o no guarire di sabato?» Ma essi tacquero. Egli lo prese per mano, lo guarì e lo congedò. Poi disse loro: «Chi di voi, se un figlio o un bue gli cade nel pozzo, non lo tirerà fuori subito in giorno di sabato?» E non potevano rispondere nulla a queste parole. Amen. Carissimi amici, vediamo in questi pochi versetti che oggi abbiamo ascoltato del Vangelo di Luca, all'inizio del capitolo 14, un brano in cui Gesù si manifesta come figlio di Dio e manifesta anche la mano misericordiosa del Padre verso ciascuno di noi. Il giorno è sabato, è un giorno in cui c'erano molti precetti da rispettare e tra questi non si potevano compiere determinate azioni. I dottori della legge, i farisei, guardavano a Gesù sempre minacciandolo, sempre con quel dubbio che era un impostore, non era il figlio di Dio, e volevano sempre, continuamente contestarlo e avere un materiale, una prova che contro di lui potesse essere una testimonianza per condannarlo poi in seguito a morte. Ma Gesù, proprio in quel giorno di sabato, è a casa di uno dei capi dei farisei e si rivolge proprio a loro, dicendo: «È lecito o no guarire di sabato?» E c'era questo malato. Gesù lo prende per mano, lo guarisce. Sa che loro avrebbero rivolto questo fatto contro di lui e avrebbero parlato male di lui. Gesù lo sa molto bene, ma vuole dimostrare che l'amore e la misericordia di Dio va al di là delle prescrizioni, al di là delle leggi. Quante volte anche noi nella nostra vita sperimentiamo tante situazioni in cui noi stessi ci difendiamo da Dio. Non lasciamo entrare Dio in certe situazioni della nostra vita, forse anche nella salute, forse anche nel nostro lavoro, nella gestione economica, nella gestione della nostra famiglia, degli affari, dei sentimenti. Il Signore vuole entrare nella nostra vita, il Signore vuole entrare nella nostra salute. E a chi è disponibile, Lui offre la propria mano, offre la guarigione. Ecco perché oggi il Signore vuole entrare e guarire il nostro cuore. Ma noi dobbiamo essere disposti, disponibili, a lasciarci sanare da Lui, dalla Sua mano che è potente, dalla Sua mano che è misericordiosa, che non vuole altro che liberarci dalle malattie, dai problemi, dalla crisi. Ecco allora oggi, perché lo slogan «Lasciati guarire da Dio» è importante per tutti noi, affinché sperimentiamo quanto è grande, quanto è potente il nostro Padre. Allora apri il tuo cuore a Lui. Aprilo dall'inizio di questo giorno e digli: «Vieni, Signore Gesù, voglio fare una nuova esperienza di Te. Voglio incontrarti nella mia vita. Voglio togliere tutti quei muri, quelle barriere che ti impediscono di intervenire. Entra nella mia vita, guariscimi, liberami da tutti i pesi, liberami da ogni ostacolo, da ogni difficoltà che io incontro e fa che io non sia colui che si difende da te e non vuole l'intervento, ma possa essere invece uno strumento disponibile nelle tue mani per essere un testimone gioioso
della tua presenza nella mia vita. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, oggi lo slogan è «Lasciati guarire da Dio». Lasciamo che sia il Signore a entrare nella nostra vita e a benedirci e a donarci la sua guarigione in tutti gli ambiti della nostra vita. Grazie per avermi accolto. Ci vediamo domani. Ciao! Carissimi, vi invitiamo al seminario online sulla preghiera personale, dove vi insegneremo come pregare con la Bibbia, come ascoltare la parola di Dio, come metterla in pratica e portare grande frutto. Da venerdì 27 ottobre per 4 settimane. Iscrivetevi sul nostro sito.